Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Mika e oggi voglio farvi vedere come rimuovere il gap delle macchinette, come fare manutenzione e sanificarle in modo da tenerle sempre al top e che non vi diano problemi con il tempo. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e proseguiamo subito con il lavoro. Io comunque i capelli rigorosamente a caso. Per iniziare abbiamo bisogno di un cacciavite per svitare le macchinette, delle spazzoline per pulire e togliere i capelli in eccesso, un olio per lubrificare e far scorrere meglio le lame e un igienizzante rinfrescante per le macchinette. Procediamo con la nostra apertura delle macchinette, in questo caso inizio appunto dalla Babyliss Pro e quindi questa qua me la metto via. Come prima cosa andiamo a svitare queste due viti qua dietro, ovviamente cerchiamo di non perderle, perché sennò diventa un problema. Sono, diciamo, abbastanza sporche. Più o meno fate conto che è una manutenzione, quindi l'apertura della macchinetta va fatta una volta a settimana, non tutti i giorni. Iniziamo a pulire le nostre macchinette. Volendo questa testina qua si può anche rimuovere, quindi basta solo tirarla un pochettino e si stacca in modo da poter pulire meglio anche all'interno, quindi procediamo anche con la pulizia di questa zona qui, se vedete è un po' sporca. Qui non fatevi ingannare, c'è la spugnetta di protezione della macchinetta, quindi non sono capelli, cioè ci sono anche i capelli ma non sono solo capelli. In questo caso appunto se avete un compressore d'aria ovviamente non sparatelo proprio da vicino ma un pochino da più lontano, vi aiuta a rimuovere questi capelli all'interno che sono difficili da togliere. Io ovviamente sto pulendo qua, intanto lo tiro sopra quella che ho pulito, ma sono dettagli. Volendo potete anche svitare questa vite qua se vedete che ci sono troppi capelli qui sotto. Io in questo caso non lo faccio, però se volete potete anche smontarla. Puliamo anche questo qua. Una volta completata questa operazione, possiamo andare a rimontare la nostra macchinetta. Quindi rimontiamo questo qui. Andiamo a rimettere la nostra lama. Quindi rimettiamo le nostre viti. No, il suo cacciavite è della Babyliss Pro. Stringiamo poco, quindi non andiamo a stringere completamente, solo che ci tenga la lama ferma. Andiamo a mettere anche l'altra. Andiamo a controllare il gap, ovviamente macchinetta la levetta non aperta, quindi totalmente chiusa per fare questo lavoro. E se vedete la lama in questo momento si muove, quindi se io la sposto si storce e noi dobbiamo andarla a fissare rimuovendo il gap. Appunto, cos'è il gap? Così lo spiego meglio. È la distanza che c'è a lama chiusa, ovviamente, quindi totalmente chiusa. La distanza che c'è tra questa qua, che è la testina di movimento, quindi quella che scorre, e questa qua, che è quella fissa. Quindi il divario che c'è qui in questo caso c'è quasi un millimetro, noi lo andiamo a ridurre. Più lo andiamo a ridurre, più è facile quando andiamo a sfumare che togliamo la differenza tra la trimmer e questa qua, quindi ci vengono sfumature, diciamo, migliori e più semplice andare a sfumare. Quindi per rimuovere il gap dobbiamo avvicinare il più possibile questa lama, quindi tra le viti che abbiamo. Svito ancora un pochettino.
la andiamo ad abbassare, quindi fate sempre occhio che non sia in questo modo, perché in questo modo andate a tagliare se è troppo attaccata, quindi pari. Diciamo che il gap l'avete tolto, però se andate a tagliare in questo modo fate proprio dei tagli, dei graffi al cliente, e noi questo non dobbiamo farlo assolutamente. Quindi andiamo ad allontanare un pochettino il gap, circa a un millimetro, il più possibile, diciamo, in modo che però non tagli il cliente. Guardate che sia a distanza uguale da entrambe le parti, quindi sia di qua che di qua ci sia la stessa distanza negli angoli, quindi guardatela anche magari in prospettive, guardatela da un po' di angolazioni per capire se va bene. Se avete trovato la posizione ideale, tenete ferma la lama, perché quando andate a stringere altrimenti vi si sposta, e stringete prima una, poi un po' l'altra, poi ritornate su quella e la stringete ancora un po', perché se stringete prima tutto da una parte e poi dall'altra vi si sposta la lama, quindi se di nuovo punta a capo dovete riaprire, riassettare di nuovo la lama. Avendo adesso messo a posto quindi la lama, andiamo a mettere l'olio in modo da tenere ben lubrificata la macchinetta, e la mettiamo in 5 o 6 punti. In questo caso io lo metto qui, in questo punto qua, e se occorre la metto qua dietro, perché così entra dentro il lame qua sotto, che se la metto qua sopra non entra, perché va qua dietro e qua dietro non mi serve. Quindi va messo qui, e mettiamo magari o una in centro o una e una, quindi in tutto sarebbero 2, 4, 6 o 5, dipende da quante ne mettete qua dietro. Vi consiglio di non esagerare con l'olio, ovviamente, anche perché se mettete troppo olio la macchinetta taglia male, quindi non è che se scorre bene taglia bene. Se c'è troppo olio la macchinetta taglia male, quindi mettetene appunto dalle 4 alle 6 gocce, ma non di più. Quindi andiamo a mettere il nostro olio. Io normalmente lo metto a macchinetta in movimento, in modo che entra direttamente tra le lame. Questo movimento con le lame in modo da farlo penetrare ancora più all'interno. Andiamo a mettere anche l'olio qui dietro. È il me del futuro che vi parla. No, scherzo, siccome parlavo con la macchinetta accesa non si capiva niente, allora l'ho registrato fuori campo. Provate sempre la macchinetta sulle vostre mani o comunque sul vostro avambraccio per vedere se taglia, sia con le punte che con la lama normale. Se non taglia, avete fatto un buon lavoro. Altrimenti dovete riaprire e ricontrollare il gap. Adesso andiamo a spruzzare un po' di sterilizzante rinfrescante. Se avete un asciugamano o comunque uno Scottex, andate a pulire un po' la macchinetta per togliere l'eccesso o dell'olio, se ne avete messo troppo, o del sterilizzante, in modo da pulire la macchinetta e non lasciarla unta. E con questa abbiamo finito. Ora è il turno della nostra wall detailer. Andiamo anche qua a rimuovere queste due viti, quindi prendiamo il suo cacciavite. Ok, la nostra macchinetta si presenta in questo modo, quindi anche questa è sporca e l'andremo a pulire. È diversa la componentistica rispetto a quella di prima, quindi vedremo qui due lame ad incastro, quindi diciamo che vanno solo appoggiate quasi ad incastro a una barra di scorrimento qui. Questa qua è la lama fissa, invece questa qua è quella che va a muoversi per tagliare. Quindi andiamo a pulirle, quindi prendiamo anche qui la nostra spazzolina.
primo passaggio è andato, puliamo anche questa qua che è la lama di movimento, metto sempre storto con le mani, scusate se non riesco a inquadrare bene, ma se mi metto a guardare dove sto pulendo. Mi raccomando anche qui in mezzo alle lame, che rimangono tanti capelli, magari non si vedono, fatelo prima magari in un verso e poi anche nell'altro, perché rimangono proprio incastrati e non escono fuori. Quindi, finito anche questo passaggio, lo lasciate e andate a pulire questa macchinetta. Anche qui, se avete un compressore ad aria, vi è utile da spruzzare magari intorno per togliere ancora i capelli che non riuscite a togliere. Finito questo passaggio, andiamo a capire come rimuovere il gap in questa macchinetta. Rimuovere il gap in questa macchinetta è diverso, perché abbiamo due viti qui dentro, qui dietro, che sono ancora più piccole. Che cosa succede? Se noi andiamo a svitare queste due viti, abbiamo la possibilità di scendere e salire con questo pezzo. E noi, scendendo e salendo, ci possiamo avvicinare ancora di più sulla lama stazionaria, quindi su questa qua che è ferma. Ovviamente ricordatevi di non andare troppo su, perché se andate troppo in alto rischiate di tagliare. Io, se vedete, sono già quasi attaccato, quindi non la vado ad aprire solo perché mi trovo bene con questo gap e quindi non lo voglio andare a rovinare, a cambiare. Però sapete solo che se voi svitate queste viti potete avvicinarvi un pochettino o allontanarvi. Posizionato il gap a piacimento, possiamo andare a rimontare la macchinetta. Andiamo a chiudere, teniamo sempre ben saldo perché sennò ci si alza la macchinetta. Andiamo a mettere le nostre viti sempre un po' alla volta, quindi prima la avvitiamo ma non la stringiamo, e poi man mano le andiamo a stringere tutte e due. Andiamo a testare prima la macchinetta per vedere se taglia, graffia o non dà problemi. Se non dà problemi, abbiamo fatto un buon lavoro. Proviamola. Ok, non dà problemi, quindi se non taglia noi, non taglierà neanche i nostri clienti. Quindi possiamo procedere con l'olio. Una puntina di qua, una puntina di qua, una di qua e una di qua. Nessuna di qua e nessuna di qua. Anche perché avendo le lame tanto fini, quindi avendo poco spazio, andremo solo a mettere troppo olio e poi taglia male. Quindi solo nei due lati. Togliamo appunto l'olio in eccesso, se c'è un po' di olio in eccesso. Andiamo a mettere sempre il nostro igienizzante rinfrescante nella macchinetta, sempre in movimento. Quindi le nostre macchinette sono pulite e sono pronte per essere riutilizzate. Fate conto che questo lavoro dovete farlo circa una volta a settimana, ogni 10 giorni, comunque lo notate man mano che tagliate se taglia male. Mentre per l'olio va messo all'incirca 1-2 volte al giorno, perché le macchinette hanno bisogno di essere sempre lubrificate, quindi non devono mai arrivare a sfregare troppo. Se sfregano troppo lo vedete, perché diventano troppo calde, quindi direi di metterlo la mattina e in caso anche una o due gocce al pomeriggio. Mentre questo qui va passato ogni taglio, quindi ad ogni taglio è giusto che voi andiate a igienizzare la macchinetta per tenerla sempre pulita. Con questo video concludo, quindi se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdervi altri contenuti. Grazie, ciao!